Nella lezione dell'altro ieri abbiamo cominciato a dare qualche concetto di, per esempio, di quelli che dovremo usare durante il corso, definizione, teorema, eccetera, ma soprattutto abbiamo parlato di un sistema formale. In realtà abbiamo parlato di un sistema formale in maniera informale, cioè non è che io mi metto a fare veramente i fondamenti della matematica, anche perché dovrei essere ultra preciso e probabilmente sarebbe abbastanza inutile, insomma, sprecheremmo metà del corso a fare questo. Però voglio farvi capire certi concetti essenziali. Un concetto essenziale, abbiamo detto che un sistema formale deve essere privo di contraddizioni, perché se c'è una contraddizione allora tutto è vero e tutto è falso. Questa è una cosa che in logica si può dimostrare molto facilmente: se c'è una contraddizione tutto è vero e tutto è falso. Vi ripeto, la cosa peggiore che voi possiate fare, se quando domani avete dei figli, è dire una cosa e poi fanno un'altra. Fanno quello che gli fanno, in base a questo principio di logica assolutamente giusto. Cioè, se è vero una cosa e il suo contrario, è vero tutto, allora vale tutto. Chiaro? Quindi è chiaro che, diciamo, nell'attività umana non si possono evitare contraddizioni di fatto, però bisogna minimizzarle, bisogna tendere a evitarle. Questo anche nei sistemi giuridici, piuttosto che nei sistemi politici, giudiziari, insomma, e così via. Però quello che vi voglio far capire è che il prezzo di questo è che un sistema formale, vedremo, diciamo, che abbia almeno i numeri naturali che faremo oggi, deve essere per forza incompleto. Incompleto significa che si può, diciamo, in ogni sistema formale c'è una frase, un'affermazione, una formula per formale, che non è né vera né falsa. Cioè, non si può, cioè, noi abbiamo l'insieme delle affermazioni che sono vere, poi l'insieme delle affermazioni che sono false, e poi qua dentro ci rimane qualcosa. Questo qualcosa non si può evitare, in nessun sistema formale si può evitare. Questa cosa è molto difficile da dimostrare, è stata dimostrata da un matematico austriaco prima della seconda guerra mondiale, Kurt Gödel, e afferma appunto che ogni sistema formale che contenga almeno i numeri naturali è necessariamente, si dice, incompleto. Incompleto perché non riesce a discernere il vero dal falso, ci rimangono delle proposizioni che si chiamano indecidibili. Ok? Attenzione, quando parlo di indecidibilità non sto parlando di qualcosa che introduca una contraddizione. Quello è facile, sappiamo che lo dobbiamo rimuovere. Facciamo un esempio: c'è un famoso paradosso che funziona così. Dice, in un paesino c'è la gente, è un paesino piccolo, e poi c'è un barbiere. Allora, chi è il barbiere? Allora, uno potrebbe dire, vabbè, se vuole dare la definizione di barbiere, potrebbe dire: il barbiere è colui che fa la barba a chi non se la fa da sé. Perché se uno se la fa da sé, non va dal barbiere. Allora, è quello che fa la barba a chi non la fa da sé. Ci siamo fino a qui? Il problema è: chi fa la barba al barbiere? Perché se non se la, se se la fa da solo, allora non gliela fa il barbiere, ma il barbiere è lui, e otteniamo una contraddizione. Se invece non se la fa da solo e gliela fa un altro, gliela deve fare il barbiere, perché il barbiere è quello che fa la barba a tutti quelli che non si fanno la barba da solo. Il paesino è piccolo, resta uno solo. È chiaro? È chiaro, ci si fossero due barbieri, la cosa potrebbe funzionare. È chiaro? Io ho detto il barbiere, non un barbiere. È chiaro che in ogni caso,
ottengo una contraddizione. È un problema insormontabile? Allora, quando sentite la parola paradosso, vuol dire che non è un problema insormontabile, è sormontabilissimo. Il problema sta nella definizione che ho dato io. Se do la definizione in questo modo, il barbiere non esiste. Cioè, quello che è lui, se lo voglio chiamare barbiere, deve essere definito in un altro modo. È chiaro? Perché il barbiere non può essere quello che fa la barba a tutti quelli che non la fanno da solo, perché non funziona, non può esistere. Chiaro? Quindi, come vediamo, questo paradosso ci fa capire anche che non sempre tutte le definizioni sono ben poste. Quando io vado a definire una cosa, un concetto, bisogna controllare che questa definizione non porti a una contraddizione. In questo caso la definizione porta a una contraddizione e deve essere rimossa. Questo è facile. Ok? Quindi quando parlo di situazioni indecidibili, sto parlando di situazioni che non portano, diciamo, ci sta un'affermazione, diciamo statement, S per dire affermazione, in inglese statement. Questa affermazione, se fosse vera, non porterebbe a contraddizione, se fosse falsa, non porterebbe a contraddizione. Allora, facciamo un esempio. Qual è un esempio di questo tipo? Un esempio di questo tipo è l'affermazione per un punto esterno. Allora, supponiamo di aver introdotto la geometria euclidea, di aver introdotto i primi quattro assiomi della geometria euclidea. Non mi ricordo manco a memoria quali siano. Il quinto assioma, il postulato di Euclide: per un punto esterno a una retta data passa una sola parallela alla retta data. Questa affermazione si può accettare perché non porta ad alcuna contraddizione. Il problema è che se anche la modifico si può accettare. Se io dico per un punto esterno a una retta data non passa nessuna parallela a questa retta, questa affermazione può essere accettata e conduce a un certo tipo di geometria non modificata. Se invece dico per un punto esterno a una retta data passano più parallele alla retta, anche questa affermazione non comporta alcuna contraddizione. Allora, come si fa? Bisogna, diciamo, fare dei casi. Cioè, se noi accettiamo il quinto postulato di Euclide, stiamo studiando la geometria euclidea. Ma se noi sostituiamo il quinto postulato di Euclide con un altro assioma, stiamo studiando un altro tipo di geometria. Per esempio, un matematico che ha studiato geometria in Euclide si chiamava Lobachevsky. Allora, volete avere un'idea un po' precisa, perché sennò il discorso rimane fumoso. Voi prendete una sfera, immaginate la Terra. Allora, cos'è? Se io mi devo muovere su una superficie di una sfera, non ce l'ho le rette. Qual è il percorso di minima distanza tra due punti? Allora, metto per esempio un punto qua e un punto qua. Si può dimostrare che il percorso di minima distanza, per esempio, supponiamo che questi due punti e stiamo sulla Terra siano sullo stesso parallelo, non è la curva che corre lungo il parallelo. Perché? Perché il percorso, invece, se i due punti fossero sullo stesso meridiano, effettivamente la distanza più breve si ottiene passando lungo il meridiano, muovendosi lungo il meridiano. Questa situazione si può capire molto bene se siamo sul polo nord. Allora, qua siamo sul polo nord. Guardate il polo nord dall'alto. Allora, qui avete i paralleli, una vista un po' schiacciata. Allora, se io voglio andare da qui a qui, è chiaro che non mi conviene andare lungo il parallelo, ma mi conviene andare
diciamo lungo il meridiano, quelli stanno sullo stesso meridiano, sono semplicemente dall'altra parte, no? Perché sto andando più o meno lungo il diametro invece che andare lungo mezza circonferenza. Cioè il concetto qual è? Il concetto è che se mi muovo lungo la superficie terrestre, se io voglio cercare di minimizzare la distanza tra due punti, mi devo muovere mantenendo la curvatura. Allora, cos'è la curvatura? Quando avete un cerchio, il reciproco del raggio è la curvatura. Quindi più il raggio è grande, più la curvatura è piccola. Allora, è chiaro che questo è schiacciato, però se lo vediamo sulla calotta del polo nord, se io mi muovo lungo questo cerchietto, che è un parallelo, il raggio quanto sarà? Pochi chilometri, se sto vicino al polo nord. Se invece mi muovo lungo il meridiano per andare da qui a qui, invece di fare così, là mi sto muovendo lungo una circonferenza che ha lo stesso raggio della Terra. E quindi si vede anche a occhio, questa distanza è più corta. Io non lo voglio dimostrare, questo non è necessario dimostrare. L'arco più corto che congiunge due punti sulla superficie terrestre, se io mi posso muovere liberamente, è uno dei due archi di cerchio massimo che congiungono i due punti. Questa era l'affermazione alla quale volevo arrivare. Facciamo un esempio. Prendiamo, qua mettiamo, che ne so, Roma, e qua mettiamo New York. Allora, mettiamo che siano sullo stesso parallelo, non è vero, ma insomma, più o meno. Forse New York dovrebbe stare un po' più a nord, ma non mi dà. Non sono sicuro. Ok? Qual è l'arco più corto che congiunge Roma a New York? Non è il parallelo, ma è un arco che fa così. Vabbè, consentitemi che non sono un bravo disegnatore. È un arco definito come? Prendete il piano che passa per Roma, New York e il centro della Terra. Questo piano lo andate a intersecare con la superficie terrestre, determina una circonferenza. Questa circonferenza, passando per Roma e New York, si suddivide in due archi. Uno è corto e uno è lungo. Quello più corto è il percorso più breve che c'è sulla Terra per andare da Roma a New York. Ci siamo fino a qui? Non è complicato, se mi seguite non è complicato. Quindi il percorso più breve sulla superficie terrestre si chiama, è l'arco di cerchio massimo. Il percorso più breve, lungo, quando io sono costretto a muovermi lungo una superficie, per esempio se voglio andare con la nave, ma anche se voglio andare con l'aereo, io praticamente mi sto muovendo lungo la superficie terrestre, perché l'aereo deve spendere un sacco di energia per salire o scendere, diciamo, e la recupera in parte quando scende, ma se si muove parallelamente alla superficie terrestre impiega molta meno energia, quindi praticamente una volta che ha raggiunto la quota a cui vola, l'aereo si muove parallelamente alla superficie terrestre. Se sto su una nave, la nave si muove lungo la superficie del mare, che era, peraltro non ha vincolo, se non ci sono ostacoli in mare può scegliere la rotta come gli pare. Quindi la rotta più breve è questa, infatti in certi casi effettivamente si passa per il polo nord. C'erano alcune rotte, che ne so, tipo Mosca-New York, che passavano per il polo nord, perché conveniva, si abbreviava. Ovviamente nel caso degli aerei veri non è l'unica considerazione da fare. Perché? Perché se c'è un incidente sopra il polo, dove vado ad atterrare? Le rotte aeree tengono conto del fatto che anche se l'aereo si guasti in un certo momento, io possa sempre, planando, entro, che ne so, 200-150 km, deve stare un posto che abbia un aeroporto dove io effettivamente possa atterrare. Ma questo è un altro discorso. Ok? Quello che ho perso 5 minuti per instillarvi in testa è il fatto che se io sono vincolato a muovermi su una sfera, chi è la retta? Il segmento di linea retta è quello che mi dà il percorso più breve tra due punti quando sto nello spazio. Se invece sto su una superficie sferica,
Chi è la retta? La circonferenza massima che congiunge i due punti, perché di tutte le circonferenze che stanno sulla superficie terrestre, per esempio il parallelo, ce ne sono altre di circonferenze che passano per queste, per Roma e New York, ma solo una ha il centro che coincide col centro della Terra, quello si chiama cerchio massimo o circonferenza massima, se parliamo della circonferenza. Chiaro? Quindi l'arco di cerchio massimo che congiunge i due punti. Uno dei due, perché in genere diciamo uno è corto e l'altro è lungo, no? A meno che i punti non siano, per esempio, polo nord e polo sud, allora lungo il meridiano puoi andare sia da una parte che dall'altra, perché le lunghezze sono le stesse, che stanno esattamente diametralmente opposte. Ok. Quindi il discorso è: nello spazio ho un punto sulla superficie terrestre. A cosa corrisponde un punto? Corrisponde a una coppia di punti diametralmente opposti. Adesso rifaccio il disegno, lo faccio capire bene. Allora, se io prendo una coppia di punti diametralmente opposti, per esempio prendiamo il polo nord e il polo sud, qual è uno degli assiomi della geometria euclidea? Che per un punto passano infinite rette. Allora vedete che per questa coppia di punti diametralmente opposti ci passano tutti i meridiani, e i meridiani sono infiniti. Quindi le circonferenze massime si comportano come le rette, quindi a una retta nello spazio corrisponde una circonferenza massima, circonferenza che ha lo stesso raggio del raggio terrestre. Un punto, qua non voglio perdere tanto tempo, ma insomma corrisponde a una coppia di punti diametralmente opposti, cioè opposti rispetto al centro della Terra. E se usiamo questa corrispondenza possiamo vedere che effettivamente i primi quattro assiomi della geometria euclidea sono rispettati. Andiamo a vedere quali sono, ci facciamo i conti, vediamo, funzionano tutti e quattro. Andiamo a vedere il quinto. Per un punto esterno a una retta data, circonferenza massima, massima, cioè avendo il raggio e la circonferenza di un cerchio che passa nel centro della Terra. Andiamo a vedere che succede quando prendo un punto esterno alla retta data. Chi ha un punto esterno alla retta data? Per esempio questo, chiamiamolo un punto che sta a est e il punto diametralmente opposto che sta a ovest. Allora, in questo punto per esempio cosa passa? Allora, due. Prima di dire questo, se io prendo due archi di cerchio massimo, dove si incontrano? Se fate il calcolo, si incontrano in una coppia di punti diametralmente opposti. Quindi due rette normalmente si incontrano in un punto. Circonferenze massime, rette. Intersezione, perciò, intersezione di due rette normalmente che cos'è? Nello spazio. Cioè nel piano.
qua, devo dire non nello spazio, devo dire nel piano. Perché se stanno nello spazio possono essere schemi, no? Ma normalmente due rette nel piano si incontrano in un punto. Due rette, se non sono parallele. Dove si vanno a incontrare? In un punto. Possono anche coincidere, però se io, anche qua possono coincidere. Se io prendo due volte questo, questa circonferenza massima, coincide. Però se si incontrano, andate a fare il conto e vedete che questi punti sono diametralmente opposti. E quindi si incontrano in un punto. Quindi diciamo, la similitudine tra questi due sistemi va bene fino a quando non facciamo intervenire il quinto assioma, quello di Euclide. Che dice il quinto assioma? Che per un punto esterno a una retta data passa una e una sola parallela. Cos'è una parallela? È un'altra retta che non interseca la retta data. Allora prendiamo nord-sud. Quali sono le rette che passano per nord-sud? Sono tutti i meridiani. Se vi fate il conto sono esattamente i meridiani, perché gli archi di cerchio massimo che passano per nord-sud sono i meridiani. Adesso prendiamo un altro punto che io ho designato est-ovest, cioè prendiamo, che ne so, un punto che sta sull'equatore molto a est e il punto diametralmente opposto sull'equatore che sta a ovest. Uno dice, vabbè, una retta che passa per questi due punti è l'equatore. Però se vedete un qualunque meridiano e l'equatore si intersecano. Dice, vabbè, prendiamo un'altra retta, per esempio una retta che faccia così, che passi per est-ovest, sembra un arco di cerchio massimo, cioè invece di metterlo il piano, metterlo perpendicolare all'asse nord-sud, lo metto inclinato e attengo un altro piano, un altro arco di cerchio massimo. Però vedete che se io sto su questo meridiano l'intersezione semplicemente si sposta, cioè prima era questo, adesso è questo. Come faccio? Faccio quando vado a fare, a prendere un punto esterno, cioè una coppia di punti immediatamente opposti esterni a un arco di cerchio massimo, e ci vado a fare un altro arco di cerchio massimo, l'intersezione con quel sistema di prima, con quel cerchio massimo di prima, è un'altra coppia di punti diametralmente opposti. Questo che significa? Che quando vado a prendere un punto esterno a una retta data, se io questo lo chiamo punto, se io questo lo chiamo retta, lo posso fare perché nel mio sistema, se rispetta i miei quattro assiomi, li posso chiamare come li chiamava Euclide. Vedo che i primi quattro assiomi funzionano, ma il quinto no. Questo conduce a una contraddizione? No, conduce a un sistema diverso, in cui l'interpretazione del concetto di punto e retta sia diversa. Conduce a una geometria non euclidea. Ora, capisco che questo sembri ancora complicato, però vi assicuro che anche nella realtà voi prendete, diciamo, qual è, come interpretiamo noi la realtà? Noi prendiamo un sistema e lo riconduciamo alle sue proprietà essenziali, no? Non è che tu per far funzionare un'automobile sai esattamente come funziona il motore, no, quando c'hai problemi con il motore vai dal meccanico. Magari qualcuno di voi si diletta di meccanica, però non stiamo al corso di ingegneria industriale, quindi è meno probabile. Però, diciamo, non hai bisogno, tu devi sapere che cosa succede quando metti la marcia, cosa succede quando metti azioni il tangente di stallo, cosa succede quando... Quindi sai le proprietà essenziali. Però ogni tanto queste proprietà cambiano, no? Alcuni assiomi possono cambiare. Faccio un semplice esempio: molte auto adesso non hanno più il tappo della benzina. Perché? Perché sono riusciti a fare un sistema in cui il tappo della benzina non serve. Allora uno dice, il serbatoio è fatto da eccetera, cioè qua c'è il tappo. Ma il tappo non c'è. Prima serviva, mo non serve più. Quindi dice, ma uno è abituato, dice, uno non si trova più, perché uno dice che
va a vedere la macchina, se la prende col figlio, dice che hai perso il tappo della benzina. No, non ci sta. Quello che voglio farvi capire è che questo, lasciamo stare le situazioni reali in cui possa capitare, ma non è evitabile in nessun sistema formale. In tutti i sistemi formali ci sta ciò che è vero, ci sta ciò che è falso, e ci sono delle cose in mezzo che sono indecidibili. È stato dimostrato. Allora, quando si incontra una frase indecidibile che può essere sia vera che falsa, come si potrebbe andare avanti? Teoricamente io posso dire, per esempio, il quinto postulato di Euclide si può andare avanti in due modi. Lo prendo per vero, per un punto esterno alla retta data esiste una e una sola parallela alla retta di partenza, e studio la geometria euclidea. Oppure lo prendo per falso, non c'è una parallela, e studio un sistema del genere. Potrebbe essere interessante un sistema del genere? In certi casi sì, perché per esempio muoversi lungo la superficie terrestre è una cosa che gli umani fanno, e quindi studiarlo c'ha senso. Oppure posso sempre studiare l'ambito della geometria euclidea usando altre definizioni, ma potrei anche chiamare questi un punto, questi una retta e andare avanti. Però quello che voglio farvi capire è che anche se io ho questi due sistemi, uno in cui il quinto postulato di Euclide è vero, un altro in cui il quinto postulato di Euclide è sostituito da un'altra affermazione, poi vado avanti e troverò altre proposizioni indecidibili. Quindi a un certo punto mi devo accontentare, altrimenti avrò infiniti mondi. Quindi gli assiomi della matematica in genere sono pochi, non contraddittori ovviamente, non conducono a contraddizioni, e poi basta. E poi se capiterà una proposizione indecidibile, basta, ce la teniamo indecidibile, perché per fare quello che dobbiamo fare ci basta vedere quelle che sono vere e quelle che sono false tra quelle che possiamo dimostrare. Chiaro? Attenzione, una cosa indecidibile non è una cosa che non è stata ancora dimostrata. Per esempio la congettura che vi dicevo l'altro giorno, quella di Kolbach, cioè che ogni numero pari maggiore o uguale di 4 si possa scrivere come somma di due numeri primi, quella molti pensano che sia vera, però semplicemente non è stata ancora dimostrata. Nessuno ha detto che è indecidibile. Potrebbe essere vera, potrebbe essere falsa. Affinché sia vera bisogna che qualcuno la dimostri, affinché sia falsa basta che anche uno di voi mi trovi un numero pari molto grande, anche perché per quelli fino a una certa grandezza è stato verificato che è vero, prendete un numero pari molto grande e fate tutti i conti e vedete che non si possa scrivere come somma di due numeri, e se ci riuscite avete dimostrato che la congettura di Kolbach è falsa. È chiaro? Invece sto parlando di casi in cui in matematica è possibile vedere che ci sono proposizioni che non sono né false. Perché dico questo, anche se uno dice ma così ci confondi solo le idee? No, è importante. È importante per capire questa cosa delle proposizioni, diciamo che il sistema, che ogni sistema formale che contenga almeno i numeri naturali è necessariamente incompleto, è stata dimostrata, ripeto, da Gödel. Su questo teorema di Gödel ci si divertono in tanti, c'è chi ci vede la dimostrazione dell'esistenza di Dio, perché dice se è incompleto allora ci vuole qualcuno che lo debba completare. C'è chi ci vede la dimostrazione della non esistenza di Dio, cioè se è incompleto allora Dio non esiste. Ma questa è filosofia, insomma. C'è chi ci vede, ecco, io personalmente ci vedo un teorema che dimostra il fatto che, mettiamo che noi siamo a ingegneria, noi di antipatica giurisprudenza, scherzo perché sennò poi si offendono quelli di giurisprudenza, però mettiamo che sia antipatica giurisprudenza, però questo teorema dice che giurisprudenza sarà sempre necessaria.
Perché che cos'è un codice di leggi? È un sistema formale. Se il sistema formale è necessariamente incompleto, cosa dovrà succedere? Che ogni tanto si verifica una situazione nuova che non si può stabilire, cioè in base al corpus di leggi che abbiamo non si può stabilire se sia giusta o sbagliata. E quindi occorreranno delle leggi nuove. E occorrerà qualcuno che le faccia rispettare. Poi le leggi all'inizio non produrranno delle contraddizioni che poi vengono cassate dalla Corte Costituzionale o da sentenze contraddittorie, si dice che questa sentenza prevale su quella, e quindi serviranno legislatori, giudici e avvocati. Sempre, non oggi o domani, cioè, ma domani ci sarà un sistema tutto automatico con i computer e tu metti le tue ragioni, quello mette le sue ragioni, e il computer c'ha ragione A, oppure c'ha ragione B. Tutto automatizzato. Non è possibile, ci sarà sempre una situazione in cui anche il computer va in difficoltà. Facciamo qualche esempio concreto. Allora, voi avete le leggi che regolano l'apertura di un'officina. Sta legge, almeno fino a qualche anno fa, esisteva ancora, mo spero che l'abbiano tolta. Se voi volete aprire un'officina, dovete avere un incudine. Un incudine anche di bella cosa. Fino a qualche anno fa è obbligatorio. Se non c'è l'incudine non puoi aprire l'officina. Che ti serve l'incudine in un periodo, diciamo, in cui le macchine sono tutte quante basate su sistemi di controllo elettronico? Non si sa. Però se non hai l'incudine, un tempo era chiaro, perché è un presupposto, se tu dovevi rimbattere un pezzo metallico, se c'avevi l'incudine non lo facevi. Quindi un'officina senza l'incudine non era seria. Quindi esisteva una legge che prescriveva che ci voleva l'incudine. Adesso la situazione è cambiata, però la legge fino a qualche anno fa non era cambiata. Facciamo un altro esempio. Fino a 30 anni fa non era necessaria una legge, qua mi sto mantenendo sulle cose abbastanza facili, perché se andiamo per esempio su discorsi tipo fecondazione assistita, altre cose, insomma, possiamo complicare facilmente, però andiamo fuori del seminario. Non esistevano leggi che regolassero l'installazione delle parabole sul balcone condominiale. Perché? Perché non c'erano i satelliti per le telecomunicazioni, quindi non c'erano le parabole, nessuno metteva le parabole. Nel momento in cui sono arrivati i satelliti per le telecomunicazioni, allora sta cosa è venuta fuori, perché quello si è andato, quello con la parabola è brutto, oppure mi fa ombra a me, eccetera. E quindi hanno comunque all'inizio a livello di regolamenti condominiali poi hanno dovuto fare qualcosa. Hanno stabilito per esempio che tu puoi installare, se il balcone è il tuo, lo puoi fare. L'altro non ti può obbligare a usufruire di quella, a me, così mi pare, poi non è importante. Ok. Il concetto è che non riusciamo a dire qua sta la verità, qua sta quello che è falso, non c'è un confine netto e preciso, non c'è qua sta il vero e qua sta il falso, ci sono anche delle proposizioni indecise. Ok? Va bene. Detto questo, andiamo allora, chi è N? Adesso stiamo per fare praticamente quasi tutti gli assiomi che ci servono. Tutto il resto lo facciamo a mano. N, io posso scrivere così, però poi lo devo spiegare. N è l'insieme dei numeri naturali. Vedete, naturale lo metto tra virgolette, anche se nelle definizioni di matematica non si mette tra virgolette numeri naturali, perché è una definizione. Però qui, prima di spiegare questa cosa, perché ci vorranno ben 5 assiomi per spiegare questa cosa, 4 o 5 secondi di come li si enuncia,
Le parole che si mettono in una definizione devono essere usualmente evocative, cioè perché questi numeri vengono chiamati naturali? Perché sono quelli che normalmente si ottengono facendo cosa? Quando fai 1, 2, 3, 4, 5, che stai a fare? Ah, stai contando. Che si ottengono contando. Cos'è l'operazione del contare? È l'operazione del stabilire qual è il successore. Tu c'hai do 1, poi dopo 1 viene 2, dopo 2 viene 3 e così via. Tu per quanto tempo puoi continuare? Perché ci ho messo puntini, puntini, puntini? Per quanto tempo ti pare? Perché nel sistema decimale tu sai come ogni volta quando arrivi a 9 fai, introduci una nuova cifra, lo 0, e riporti l'1, fai 10. Questo se stai contando in italiano, però se stai contando in inglese scrivi la stessa sequenza ma pronunci in maniera diversa. Se stai contando in russo fai 2, 3, 4, 5. Stai contando in tedesco, fai un'altra cosa. Eins, zwei, drei. Ok, non ci interessa il discorso del linguaggio, ci interessa se stai contando in binario, lo fai così. State facendo informatica, vabbè, ho scritto solo i primi quattro numeri perché non ci voglio perdere tanto, ma fai così. Ma il meccanismo è lo stesso. Quando hai finito le cifre, metti 0 e riporti e ricominci dall'altra parte. È il meccanismo posizionale. Perché questo vale 2, questo vale 4 e questo vale 10? Perché vedete, siccome io qua riporto ogni 2 cifre, questo è un doppio. Non è una decina, ma è un doppio in base 2. Quando arrivo qua, questo è il doppio del doppio, quindi vale 4. Non male 10. Ok, chiaramente, siccome la struttura è la stessa tra questo e questo, io se voglio ci scrivo in base 2, oppure se in base al contesto sono sicuro che qui siamo in base 10 e qui siamo in base 2, quando scrivo questo non è 10, è 2. Chiaro? Quindi non dipende neanche dalla scrittura, perché io posso usare un sistema a 2 cifre. Posso usare un sistema a 10 cifre, oppure posso usare un sistema a 3 cifre, posso usare un sistema a vari sistemi per scrivere, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Io devo determinare per ogni numero il successore. Dopo 1 ci viene un altro numero, chiamo 2, dopo 2 ci viene un altro numero, chiamo 3, dopo 3 ci viene un altro numero, chiamo 4. Quindi contare non significa altro che trovare il successore. Posso andare avanti quanto mi pare. Ok? Allora, e questo l'abbiamo capito. Lo dobbiamo però formalizzare. Per formalizzare questo discorso ci vogliono quelli che si chiamano assiomi di Peano. Allora, qual è il primo assioma di Peano? Esiste un numero naturale uno che non è il successore
di nessun numero, nessun altro numero naturale. Questo assioma ci dice intanto che ci sta un punto di partenza, che l'insieme non è vero. Il punto di partenza lo chiamiamo 1. Attenzione, come chiamiamo il punto di partenza? È arbitrario, io posso partire da 7, posso partire da 1, posso partire da 0. Diciamo che partire da 7, sì, se parto da 7 è esattamente come se avessi numeri naturali per certe cose, per le proprietà di addizione e moltiplicazione no, ma per come sequenza è una sequenza infinita fatta allo stesso modo. Ogni elemento c'è un successore, c'è un punto di partenza e ci sono altre proprietà che andiamo a verificare. Però nessuno scrive che n parta da 7. C'è però una dicotomia. C'è chi dice che n parte da 1 e chi dice che n parte da 0. Quindi, anche su questa definizione non c'è uno standard. Su alcuni test trovate che i numeri naturali partono da 1 e su altri test trovate che i numeri naturali partono da 0. In realtà, da un certo punto di vista tutte e due le definizioni vanno bene, però non possiamo averle tutte e due perché sennò cadiamo in contraddizione, che n o ce l'ha 0 o non ce l'ha, quindi ne dobbiamo scegliere una. Allora, chi sceglie che n parte da 0 indica con n l'insieme dei numeri naturali con lo 0 e con n star ci mette un asterisco per dire quelli senza 0. Chi sceglie quelli che partono da 1, quello là, se vuole che partano da, cioè quelli con lo 0, cosa fa? Unisce a quell'insieme l'insieme che contiene il solo 0. Quindi cosa verrà? 0, 1, 2, 3, 4, ci aggiungo lo 0. A volte, per brevità, uno scrive n0. Però questo dipende dai test, insomma sono notazioni, non vi inficcate se un testo c'è una notazione leggermente diversa da un altro testo, basta che capiate il concetto. O si scrive così, io preferisco scrivere così anche se spreco un po' più di spazio perché è chiaro. E preferisco partire da 1. Questa è una posizione sulla quale sono molto fermo. Dici, ma è equivalente? No, a me piace lui. Partire da 1. Qual è la mia motivazione? Beh, se li hai chiamati naturali, tu prova a prendere un bambino piccolo e farlo cominciare a contare a partire da 0. Guarda sto. Quello comincia a fa 1, 2, 3, 4. Qualcuno potrebbe dire che il bambino piccolo è stato già condizionato da noi che gli abbiamo insegnato 1, 2, 3, 4. Però il concetto di 0 sicuramente è più difficile. Viene dopo, prima viene il concetto di 1 dal mio punto di vista, quindi la motivazione se volete è psicologica. Però perché l'hai chiamati naturali qua? Questo si chiama paradosso dell'etichetta. In logica, se tu attacchi un'etichetta a un concetto stai suggerendo una proprietà. Vi faccio un esempio, non so se esiste ancora, se la producano ancora, ma c'era una scopa di cui faceva una pubblicità che si chiama Tommaso la scopa ficcanaso. Che potrà mai significare? Secondo voi? Che pulisce bene negli angoli, che è abbastanza stretta da infilarsi bene negli angoli. Oddio, qualcuno l'ha capito più in fretta di altri, però non so. Quello vuole suggerire, implica che questa proprietà sia vera, perciò si chiama
paradosso dell'etichetta, che non è necessariamente vero. Però che succede? Che quello che si è comprato Tommaso la scopa ficcanato, se funziona bene, ne compra poi un altro, perché è contento. L'ha comprata per quel motivo, ah, si è ricordato. Poi c'è stata una scopa che si chiamava ficcanato. Là detto, io non ci riesco mai ad arrivare, vediamo un po'. Ah, c'è più, benissimo. Se invece la proprietà è falsa, la prima volta forse la compra pure, la seconda gliela sono in testa. Chiaro? Però questa cosa è più importante di quello che pensiate. Come si chiama la legge sulla scuola del passato governo? Come si chiama? Ah, la buona scuola. Lasciamo stare se la legge sia buona, non voglio entrare in polemica politica. Ma secondo voi l'avrebbero mai chiamata la legge sulla cattiva scuola? No, o la chiamavano la legge sulla scuola o la chiamavano la legge sulla buona scuola, se volevano suggerire che era buona. Certamente, che succede? Che se tu sei credibile e attacchi un'etichetta alle cose, tendenzialmente la gente dice, vabbè, quello già a volte solo il nome della marca è una mezza garanzia, no? Uno dice, ah, quella è quella marca, quindi è buona. Quindi anche lì, a un certo punto, l'etichetta diventa informativa. Se tu invece sei poco credibile, dopo che la gente ha verificato che una, due volte, tre volte l'etichetta che hai attaccato era palesemente falsa, tu puoi dire, anzi, più dici che è buona, magari la gente più pensa che non lo sia. Però questo nel nostro caso i numeri vengono chiamati naturali, per me, sì, personalissima opinione, non è naturale partire da zero, quindi preferisco partire da uno. Questa è una personale opinione, però non è una questione sulla quale accapigliarsi, eh? Se un libro chiama i numeri naturali quelli che partono da zero, va bene, uguale. Cosa dobbiamo fare invece? Dobbiamo andare a scrivere gli assiomi che ci danno questo insieme. Il primo l'abbiamo già scritto, quindi sappiamo cosa sappiamo da quell'assiomo. Sappiamo che ci sono elementi. Questo elemento lo chiamiamo 1. Almeno quello ci deve stare. Poi, quale sarà il secondo assioma? Ogni numero ha un successore. E uno solo. Vabbè, sono 4, perché questo qua conta per 2, no? Questo qua ho affermato due cose. Ho affermato che ci sta un numero naturale e che non è il successore di nessuno. Se andate a vedere per esempio su Wikipedia ne trovate 5, ma sono gli stessi, che di 2 ne qua ne fatti. Quindi c'è 1, poi c'è il successore di 1, lo vogliamo chiamare 2, poi c'è il successore di 2, lo vogliamo chiamare 3, 3, poi c'è il successore di 4, di 3, lo chiamiamo 4, successore di 4, chiamiamo 5, finale successore di 9. Successore di 9, invece di scrivere diciamo utilizziamo una nuova cifra 0, però scaliamo 1 a sinistra e ripartiamo. Ok? Terzo, numeri naturali distinti
diversi, insomma, hanno successori distinti. Cioè, e 39 non possono avere lo stesso successore. 27 c'ha 28 e 39 c'ha 40. E poi c'è il quarto. Il quarto per adesso lo lascio in bianco. Lo dobbiamo. Prima di arrivare al quarto, facciamo un esame dei primi tre. A che serve? Allora, il concetto di numeri naturali è il concetto di una fila di elementi monolatera, cioè io ho questo elemento, da qui passo al successore, da qui passo al successore, da qui passo al successore e vado avanti così e via. Non posso mettere i puntini, sennò si confonde, no? Gli elementi sono indicati con dei puntini. Ok? Allora, perché stiamo parlando di quei tre assiomi? Allora, il primo assioma stabilisce che la fila abbia un inizio. Il secondo assioma, per esempio, stabilisce che la fila non finisce. Se ogni elemento ha un successore, io posso andare avanti, sempre. Avete mai fatto da bambini piccoli il giochino? Io so dire un numero più grande del tuo. Si fa da bambini, certe volte. 2.327.000, quell'altro, 6 miliardi. Come finisce in genere il giochino? Non è possibile perché non finisce, oppure finisce in genere che uno dei due fa e io sempre uno più di te. Ha capito che ci sta sempre il successore. Qualunque cosa dica quello, e io sempre uno più di te. Secondo assioma di Pell. Non lo sa dire, non lo sa esprimere bene in maniera formale, però ha capito il secondo assioma di Pell. E io sempre uno più di te. Il successore è più uno. Numeri naturali distinti hanno successori distinti. Cosa impedisce questo? Allora, se io avevo una fila finita, andavo da 1 a 10, quando arrivavo a 10, 10 il successore non ce l'avevo, quindi il secondo assioma non era verificato. Oppure potrei avere una situazione di questo genere. Prendiamo una cosa fatta così. Allora, sull'orologio, no? Dopo 1 ci viene 2, dopo 11 ci viene 12 oppure 0. Poi dopo 0 ci mettiamo 1. Questo o lo chiamate 0, lo chiamate 12. E qual è questa, il sistema dell'orologio rispetta il primo assioma? No, perché non c'è una cosa che non sia il successore di nessuno. Rispetta il secondo? Sì, perché ogni, diciamo, sono le 7 più un'ora fa 8, sono le 11 più un'ora fa 12, sono le 12 più un'ora fa 1. Fa l'1. Dopo le 12, mezzogiorno, passa un'ora di tempo.
una cosa fatta così. Allora, successore fatto così. Il primo assioma è rispettato? Il secondo assioma è rispettato? Sì, come no? Ogni elemento ce l'ha la freccia che parte? Sì. Il terzo? No, perché questo qui è il successore sia di questo che di questo. Quindi qua ho problema, cioè ci sono successioni che per esempio all'inizio vanno dritti, insomma sono tutti elementi diversi e poi a un certo punto entrano in ciclo. Ok? Ma io non voglio quelle successioni lì per avere i numeri naturali. Posso evitare anche altre situazioni, non le sto a disegnare tutte, ma quello che dovete capire è che questi assiomi sono indipendenti. Va bene? Adesso ci fermiamo 5 minuti e poi vediamo perché questi assiomi non bastano, perché questi assiomi non bastano e perché ne bisogna introdurne un quarto.